Ciao a tutti amici, benvenuti ad una nuova avventura chiamata Futura. Io sono Manuel e oggi ho il piacere di mostrarvi Hellbound. Si tratta di uno sparatutto vecchia scuola che va a strizzare l'occhio a Doom. Naturalmente non potrà mai andare a eguagliarsi allo sparatutto di Bethesda, però andiamo con ordine. La casa di sviluppo aveva un obiettivo ben chiaro, voleva portare i giocatori di vecchia data, come il sottoscritto, a rivivere i classici sparatutto in prima persona degli anni 90, quindi ritrovarsi ancora con Kimping, con Quake, con Doom, con Duke Nukem, quei classici sparatutto che bisognava avere la grande abilità di imparare a schivare e soprattutto non avere mezzi termini, continuare a sparare. La trama del gioco è molto simile a Doom, in quanto la Terra viene invasa dai demoni e toccherà al nostro eroe liberarla completamente. L'avventura non è molto lunga, infatti sono circa 7 livelli. Il livello di difficoltà sono abbastanza, alcuni abbastanza elevati, quindi se siete giocatori vecchio stile e soprattutto una certa esperienza, cercate di affrontare subito l'avventura dal livello old school in su. Ripeto, i livelli non sono lunghissimi, sono 7, è sempre un gioco indie che lo troviamo comunque a 12 euro. Non trovo giusto dargli appena la sufficienza, in quanto si merita un buon 7 e mezzo, perché comunque la grafica è buona e anche la musica metal che va ad accentuare ancora di più le sparatorie è molto bella. È un'avventura da fare completamente in maniera spensierata. Se avete voglia di un gioco cattivo che vi dia addosso qualcosa di diabolico con della musica metal e volete sparare a nemici senza un domani, questo gioco fa per voi. Per il resto, quando non avete finito e se non siete ancora contenti del livello di difficoltà, sappiate che ce ne sarà un altro e questo sarà veramente tosto. Grazie ragazzi per essere stati con noi e alla prossima.